dell'omicidio su Cobas, coro unanime di condanne e solidarietà. Evade le tasse per 20 anni con 7 ditte apri e chiudi, sequestrati beni per oltre 2 milioni. Ditte di Comodo scoperte dalla Guardia di Finanza, sequestrati tessuti per 5 milioni di euro. Alluvione, ripartono i lavori lungo il torrente Bardena dopo il disco verde della sovrintendenza. Piscina di Via Roma al via il montaggio della copertura, l'impianto sarà agibile a dicembre. Buonasera dalla nostra redazione. Sono molte le reazioni che arrivano dopo l'aggressione che ha coinvolto un gruppo di lavoratori in sciopero davanti ad un'azienda a Seano. Dal governatore Giani alle diocesi di Prato e Pistoia fino alla deputata La Porta che propone di istituire sezioni della direzione distrettuale antimafia a Prato. Ha lasciato il segno l'aggressione a colpi di spranga davanti alla confezione Lin Wei Dong, dove i sindacalisti del Sud Cobas e alcuni lavoratori dell'azienda in sciopero stavano effettuando un picchetto. L'aggressione ha mosso reazioni dal mondo della politica, del sindacato, delle istituzioni, da quello del sociale. Non possiamo rimanere silenti davanti ai fatti di Seano. Sono stati compiuti fatti gravi e preoccupanti. Le aggressioni subite da coloro che protestano per le loro condizioni lavorative non sono tollerabili, scrivono in una nota congiunta gli uffici per la pastorale sociale e del lavoro delle diocesi di Prato e Pistoia, che sottolineano come le condizioni di tanti lavoratori del distretto tessile pratese, soprattutto di provenienza straniera, sono spesso inaccettabili. Il tema dello sfruttamento non è una cosa nuova in città, purtroppo negli ultimi tempi abbiamo assistito a diversi episodi di questo tipo. Chiaramente la disintermediazione, il fatto che ci siano appunto delle persone che non sappiano spesso neanche quali siano i propri diritti, porta ancora di più a accelerare verso situazioni di questo tipo. Mettendo al centro la persona si può davvero fare un qualcosa che possa mettere le persone stesse nelle condizioni di poter lavorare in maniera degna, riscoprire nel lavoro il luogo della dignità e non il luogo dove invece l'umanità in qualche maniera si disperde. Solidarietà ai lavoratori aggrediti arriva anche dal vescovo di Pistoia e Pescia Fausto Tardelli. La dinamica dell'aggressione riguarda tutti noi. C'è qualcuno che pensa di poter intervenire con la violenza nel silenziare delle richieste più che legittime di riconoscimento della dignità lavorativa, ha detto il vescovo. Quanto accaduto a Seano non è degno di una terra civile come la Toscana, ha aggiunto il governatore Eugenio Giani. Occorre una forte azione di controllo da parte delle forze dell'ordine, così come già avvenuto anche in passato, grazie al progetto Lavoro Sicuro. Occorre che sia garantito anche il diritto a manifestare, ha aggiunto. L'assessore regionale Monni si è recata al picchetto di protesta, aggiungendo che sarà presente alla manifestazione antimafia indetta dal Sud Cobas per domenica. Era presente anche il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, che ha ribadito la richiesta al prefetto di convocare a Carmignano il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. La deputata di Fratelli d'Italia, Chiara La Porta, ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'Interno, del Lavoro e della Giustizia per chiedere di istituire sezioni distaccate della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Prato in modo da affrontare con gli adeguati strumenti i fenomeni mafiosi di natura etnica, ha detto. Condanna per l'accaduto e solidarietà ai lavoratori esprimono la CGIL e la CISL. Il Partito Democratico di Prato sarà in piazza a Seano accanto ai lavoratori e ai sindacalisti barbaramente aggrediti, a dirlo è il segretario pratese Marco Biagioni, secondo il quale quello che è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì è di una gravità assoluta e richiede una risposta forte e unitaria da parte di tutti. Solidarietà a lavoratori aggrediti anche da parte dell'Associazione Libera, che ha fatto visita al picchetto del Sud Cobas, annunciando che domenica pomeriggio parteciperà alla manifestazione indetta dal sindacato. Adesso una notizia che ci arriva dai vigili del fuoco che sono intervenuti intorno alle 18:20 in via Marco Roncioni per un principio di incendio avvenuto nella cucina di un locale di ristorazione. Le fiamme hanno coinvolto solo il piano cottura, ma il fumo ha invaso l'intero locale. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale, che ha chiuso parzialmente la via per permettere le operazioni di soccorso. Imprenditore cinese evade le tasse per 20 anni con 7 ditte apri e chiudi. Con i proventi dell'evasione fiscale aveva acquistato un magazzino del valore di oltre 1 milione di euro. Chiuse le indagini della Procura, la Guardia di Finanza sequestra beni per 2,2 milioni.
Ditte apri e chiudi intestate a prestanome, fatture per operazioni inesistenti, evasione fiscale milionaria e reimpiego dei profitti illeciti che va ad alterare ulteriormente il mercato, drogando il tessuto economico pratese. È il meccanismo collaudato negli anni a Prato dalle imprese cinesi nel comparto dell'abbigliamento, che è stato nuovamente ravvisato da un'inchiesta chiusa in questi giorni dalla Procura, che ha portato al sequestro preventivo di 4 imprese, un immobile e disponibilità finanziarie per un totale di circa 2,2 milioni. 5 gli indagati a vario titolo per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, omessa dichiarazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Si tratta di 4 cittadini cinesi ed un italiano, 3 di loro hanno ricevuto l'avviso di conclusione indagini, per uno si andrà a giudizio immediato, mentre il 4 indagato ha patteggiato. Le indagini della Guardia di Finanza di Prato hanno consentito di ricostruire una consistente evasione fiscale e contributiva che si è protratta per un ventennio, dal 2002 a luglio del 2023, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Nel corso degli anni l'imprenditore cinese, che non figurava mai, ha aperto e chiuso 7 ditte, intestandole fittiziamente a vari prestanome. Ciascuna partita IVA cessava sistematicamente l'attività con l'insorgere dei primi debiti con il fisco, spesso di importo rilevante, al fine di evitare ripercussioni dalle procedure di accertamento. In questo modo l'imprenditore ha potuto accumulare guadagni illeciti e acquistare un magazzino del valore di oltre 1 milione di euro. Tra gli altri indagati figurano anche i responsabili di 5 imprese del distretto industriale che si prestavano al sistema di emissione ed utilizzo di fatture false. E sempre in tema di evasione, la Guardia di Finanza di Prato ha scoperto un sistema di ditte di comodo sequestrando tessuti per un valore di 5 milioni di euro per imposte non pagate. Tra le accuse mosse ai 3 indagati anche quella di contrabbando. 3 milioni e 600 mila metri di tessuto per un valore di quasi 5 milioni di euro sequestrati, oltre a denaro contante e provviste su conti bancari per 261 mila 600 euro. È questo il bilancio dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Prato, coordinata dalla direzione della Procura Europea, su 3 imprese del distretto industriale tessile, i cui gestori sono indagati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, contrabbando doganale e falso ideologico. Per non pagare le imposte venivano usate ditte individuali di breve vita economica, di solito non oltre il terzo anno. Poi l'attività veniva cessata, intestate a prestanome al posto di imprenditori occulti, addirittura questi ultimi spesso inquadrati quali meri dipendenti. La merce, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, veniva venduta con emissione di fatture con prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato e si verificava pure lo spostamento di dipendenti, fornitori e clienti in favore di 2 imprese schermo riconducibili a prestanome, mentre il titolare di fatto della società proseguiva la gestione occulta dell'attività commerciale. In questo modo il magazzino aziendale dell'impresa di riferimento, grazie alle attività illecite, non veniva esposto all'erario, ricavando profitto illecito dai proventi dei reati contestati, tra cui il contrabbando per l'importazione di merci in Italia senza pagare l'IVA. Sicurezza idraulica, c'è l'ok della soprintendenza, riparte il cantiere per rifare gli argini del torrente Bardena a Galceti. Il comune aspetta a giorni il parere della commissione paesaggistica per far partire anche l'intervento sul ponte di Figline, ecco tutte le opere previste. Si sblocca l'intervento di ripristino dell'argine del torrente Bardena lungo via San Martino per Galceti, crollato durante l'alluvione del 2 novembre scorso. La soprintendenza ha dato il via libera all'opera in somma urgenza del comune di Prato, dopo il passaggio del progetto in commissione paesaggistica. Uno step necessario, visto che la zona è sottoposta a vincolo. C'è dunque una bella notizia per i residenti che attendono questo intervento da 11 mesi, dal giorno dopo i terribili allagamenti della zona, quando la piena si portò via anche il muro di sponda in sinistra idraulica. I lavori, partiti 3 settimane fa e interrotti dopo 4 ore per le verifiche della soprintendenza, potranno quindi riprendere a breve il tempo di far abbassare il livello del torrente che in questi giorni di pioggia si è rialzato. La durata prevista dall'appalto è di 90 giorni, i tratti interessati sono 5 per un totale di circa 200 metri ed una spesa complessiva di 500.000 euro. Il muro sarà composto da massi ciclopici più resistenti all'erosione e già presenti in altri tratti del torrente.
Questo parere e autorizzazione della soprintendenza ci fa molto piacere perché ci consente di partire a giorni con i lavori, ovviamente quando il tempo ce lo consentirà, e mi preme sottolineare che questi sono lavori che il Comune sta portando avanti in meno di un anno, non solo questi, ma si parla di circa 8 milioni di lavori che sono stati progettati, finanziati interamente dal Comune, che ha quindi tolto risorse ad altri capitoli per metterle su queste emergenze e urgenze, e noi stiamo pronti in meno di un anno a far partire oltre 8 milioni di lavori. Per un cantiere che si sblocca ce n'è un altro, quello al Ponte di Figline, che sta ancora aspettando il via libera della Commissione Paesaggistica, che si riunirà fra pochi giorni. Due vincoli da superare. Oltre a quello paesaggistico, qui c'è anche un vincolo monumentale dettato dalla legge nazionale. In caso di disco verde si potrà procedere con l'apertura del cantiere, che prevede il potenziamento della struttura del ponte e della strada sovrastante, oltre al rifacimento delle spallette. Il costo delle opere è di 55.000 euro, ma potrebbe quasi raddoppiare per rispettare le eventuali prescrizioni della sovrintendenza. Seguiranno poi i progetti di sistemazione della strada in via di Cantagallo, all'altezza di via Malcantone e Vignone, e lungo la Bardena nei pressi del cimitero. Anche questi interventi necessitano una valutazione paesaggistica. L'importo totale è di circa 200.000 euro. Nella prossima variazione di bilancio del Comune sono previste due opere per potenziare la sicurezza della rete idraulica. Con una spesa aggiuntiva di 200.000 euro si provvederà alla cosiddetta incamiciatura del torrente Vella. Altri 200.000 euro saranno usati per deviare le acque del Gorone nello scolmatore che passa sotto via Mozza sul Gorone. Piscina di Via Roma, la prossima settimana inizieranno le operazioni di montaggio della copertura. L'ASL ha imposto anche alcune prescrizioni che riguardano il ripristino dell'area vasca. I dettagli nel servizio. Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di montaggio del pallone per la copertura della vasca da 50 metri della piscina di Via Roma. Salvo problemi di maltempo, il cantiere partirà il 14 ottobre. Il montaggio del pallone comporta anche il rispetto di alcune prescrizioni imposte dall'ASL dopo l'ultimo sopralluogo. A copertura installata il Comune dovrà verificare l'integrità del rivestimento del piano vasca, delle pareti e del fondo della vasca stessa. Vasca che quindi dovrà essere svuotata. Tali operazioni richiederanno qualche settimana di tempo. Il Comune punta a terminare l'intervento per dicembre. Lunedì partiranno i lavori sulla piscina di Via Roma. Sono lavori che hanno prescrizioni da parte dell'ASL, quindi prenderanno un po' di tempo. Bisognerà svuotare la vasca e fare dei lavori sul fondo della vasca per un totale di 25.000 euro. Dopodiché il pallone potrà essere rimontato. Il montaggio del pallone è a carico del gestore, il CGFS. Per limitare al massimo i disagi delle società sportive che utilizzano Via Roma, l'amministrazione sta studiando sistemazioni alternative proprio insieme al CGFS. Si pensa soprattutto alla pallanuoto, che richiede profondità della vasca non comuni in zona. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con il tavolo dello sport appena istituito. Le frazioni Cuore di Prato, il nostro viaggio a Tobiana prosegue raccontando l'esperienza di Casa Agar, una struttura gestita dalla Fondazione Caritas, dove tre donne stanno intraprendendo un percorso verso l'autonomia. Tanto, aiutano qui tanto. Prima è stata un'altra struttura con il mio figlio, dopo sono qua, è venuto qua, bene. A posto con mio figlio, se lui sta bene io sono contenta. E noi siamo tutti di origini diverse, però viviamo come una famiglia, come se già conosciamo, non c'è mai stato un litigio finora, che è un problema, proprio niente. Una donna dell'Ecuador e il figlio di 2 anni, nato a Prato, una ragazza originaria della Nigeria, arrivata in Sicilia all'età di 16 anni, che oggi studia scienze infermieristiche al PIN, e una donna marocchina che lavora a Firenze. È la grande famiglia che si è creata da alcuni mesi a Casa Agar, a Tobiana. La struttura, gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, è nata nel 2016 nei locali della parrocchia come luogo di accoglienza per donne senza fissa dimora. Negli anni, anche grazie ai moti di solidarietà del paese, ha assolto varie altre funzioni, dal dopo di noi ad alloggio per famiglie ucraine a seguito dell'invasione della Russia.
Oggi è una struttura di secondo livello che dialoga con i servizi sociali del comune e ospita 3 donne che stanno facendo un percorso di autonomia. Come Marika, nome di fantasia, che ha scoperto di essere incinta poco dopo il suo arrivo in Italia dal Sud America, quasi 3 anni fa. Adesso il periodo più difficile è alle spalle. Era in difficoltà con il mio figlio. Ora il bambino è entrato alla scuola, al nido. Ora io sto cercando lavoro. Poco a poco mi voglio sistemando. Io voglio lavorare. Happiness è sbarcata in Sicilia nel 2016 e da allora studia e lavora per garantirsi un futuro in Italia. Dopo il diploma a Siracusa, ha superato il test di ammissione al corso di scienze infermieristiche all'Università di Firenze e grazie anche al sostegno dell'associazione Ciao è entrata in contatto con una famiglia di Prato, nel quartiere di San Paolo, che l'ha accolta per 2 mesi in casa propria, prima di trovare ospitalità a Casa Agar a Tobbiana. Loro non ti conoscevano, ma ti hanno accolto nella loro casa come se fossi una di famiglia? No, ma proprio, non mi hanno mai conosciuto. Mi hanno conosciuto il giorno che sono arrivata qui a Prato da loro. E questa cosa io sempre vedo anche una benedetta dalla parte di Dio, guarda, perché non è da tutti che ti prendo una persona che non conosci e metti nella casa tua, nella casa di famiglia. Tu ci dicevi del tuo percorso di studi, hai già iniziato anche a fare il tirocinio all'ospedale di Prato. Sì, già ho fatto da 4 mesi ho fatto lì a Prato, nell'ospedale nuovo. E alcuni pazienti, sai, che vivono anche in questa zona. La settimana scorsa l'ho incontrato un paziente che di Prato che mi ha riconosciuta, una signora, e mi ha detto di venire, mi ha invitato a cena. Sì, sinceramente qui a Prato ho sempre trovato le gente buono. 120 punti vendita coinvolti e oltre 2.000 volontari impegnati sono i numeri della raccolta alimentare promossa da Unicoop Firenze per l'intera giornata di sabato 12 ottobre, una iniziativa pensata per sostenere mense in pori Caritas e famiglie toscane. Torna sabato 12 ottobre in oltre 120 punti vendita Unicoop Firenze la raccolta alimentare promossa dalla fondazione Il Cuore si scioglie. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con le sezioni soci, la Caritas e altre 200 associazioni presenti sui territori serviti da Unicoop Firenze. La raccolta vedrà impegnati oltre 2.000 volontari che per tutta la giornata raccoglieranno e smisteranno i prodotti che poi saranno consegnati alle mense, agli empori e alle famiglie toscane. Facciamo un appello a tutti perché sabato vengano nei nostri 126 punti vendita a fare un gesto di solidarietà per donare a tutti coloro, insomma, che non sono in condizione di poter provvedere al cibo attraverso le associazioni del territorio. La distribuzione di prodotti alimentari arriva in un momento ancora molto critico per i bilanci familiari. Stando all'ultimo rapporto povertà della Caritas Toscana, oltre 28.000 persone si sono presentate nei centri di ascolto delle diocesi. Di queste, quelle che si sono rivolte per la prima volta negli ultimi 12 mesi, le cosiddette nuove povertà rappresentano il 29% del totale. Il 16% delle persone che sono venute ai nostri servizi hanno un lavoro, quindi non sono disoccupati che non riescono ad arrivare in fondo al mese, ma sono persone che hanno già un lavoro e che il loro reddito non è più sufficiente per coprire il fabbisogno della persona e della sua famiglia. E credo che veramente oggi sia necessario sempre più fare tutto questo, perché i bisogni sono crescenti, di persone, certo di tanti stranieri, ma anche di tanti italiani, che magari un po' più in maniera con difficoltà si presentano alla Caritas e a tante associazioni per chiedere aiuto. E questo però è un fenomeno che è obiettivo ed è crescente. A Prato la raccolta si svolgerà per l'intera giornata di sabato nei punti vendita Coop al Parco Prato, in via Roma, via Valentini e via Targetti e servirà a riempire gli scaffali dell'Emporio della Solidarietà. Alla Camera di Commercio una giornata di orientamento post diploma per fornire agli studenti le informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli sul loro futuro.
La Camera di Commercio di Pistoia e Prato, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Prato, ha organizzato una giornata di orientamento post-diploma dedicata agli studenti delle quarte e quinte superiori delle scuole pratesi, con l'obiettivo di offrire strumenti concreti per aiutarli a compiere scelte consapevoli sul proprio futuro. L'iniziativa era patrocinata dalla provincia di Prato. L'evoluzione tecnologica sta trasformando il mondo del lavoro. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior, molte imprese sono alla ricerca di personale altamente specializzato e qualificato, ma il 56% delle aziende incontra difficoltà nel reperirlo. È quindi importante offrire ai giovani tutte le informazioni necessarie per scegliere con consapevolezza il proprio percorso futuro. Aspettiamo stamani 400 ragazzi, c'è stata una risposta molto forte da parte delle scuole, degli istituti superiori, e questa è un'iniziativa che aiuterà i ragazzi a far compiere una scelta consapevole per il loro futuro e si spera che riesca anche a colmare il mismatch che c'è fra le richieste, diciamo, di professionalità in ambito lavorativo e le competenze dei ragazzi che hanno acquisito in ambito scolastico. Le professionalità maggiormente ricercate in questo momento sono quelle in ambito digitale, quindi innovazione tecnologica, nel risparmio energetico e nella sostenibilità. È una giornata assolutamente importante perché consente di dare a tanti nostri studenti un'occasione dove poter conoscere quelle che sono le prospettive e le possibilità per costruire il loro futuro una volta che escono ovviamente dalla scuola secondaria di secondo grado. È un modo quindi per far sì che possano progettare quello che sarà il loro percorso successivo agli studi in modo più consapevole. Durante la giornata i partecipanti hanno visitato i desk informativi con il quadro dell'offerta formativa dopo la scuola superiore, realizzati con la partecipazione di università, ITS Academy e Accademie delle Forze Armate. Nel corso della giornata, oltre ai desk informativi, sono stati organizzati 3 incontri dedicati alla ricerca del lavoro e all'autoimprenditorialità. Sicuramente un'iniziativa che può aiutare chi, come tanti ragazzi, non sa ancora cosa vuole fare del suo futuro. Ti danno informazioni su talk, test d'ingresso e vari corsi dell'università e può sempre fare comodo. Ti dà opportunità di conoscere varie realtà o comunque vari indirizzi di studi senza dover andare specificatamente nelle varie università, per cui sì, penso sia un'iniziativa molto importante sul territorio di Prato. Siamo al rugby. Ieri sera è stata presentata la squadra dei Cavalieri Union, impegnata nel campionato di Serie A1. Sabato l'esordio a Roma. Presentazione per la prima squadra dei Cavalieri Union Prato Sesto, che sarà in asti di partenza del campionato di rugby di Serie A1 con rinnovate ambizioni. Una squadra decisa a puntare al vertice della classifica, consapevole delle difficoltà proposte dal rinnovato format del campionato. Dobbiamo riuscire a consolidare la squadra e riuscire a rimanere, diciamo, nelle prime posizioni. Via. Non abbiamo grandi velleità perché bisogna stare coi piedi per terra. C'è stato, come avviene naturalmente, qualche uscita, anche uscite importanti, però la squadra si è ristrutturata, qualche ingresso nuovo, con l'ultimo è il pilone destro importante, Giorgiano Goga, e insomma un rientro di Trivilino che era, diciamo, una vecchia conoscenza nostra. Il campionato sarà molto più difficile e c'è da capire le avversarie domenica dopo domenica come sono e come si sono sicuramente rafforzate. Noi partiamo senza pressioni, siamo tranquilli, la squadra è consolidata con qualche innesto di valore, quindi siamo sicuri di poter far bene. Pesiamo gli arrivi e pesiamo le partenze, la bilancia dove pende? Ma io credo che le partenze siano sicuramente importanti, perché a partire da Zucconi erano ragazzi cresciuti nel gruppo e già sapevano come muoversi. I ragazzi arrivati sono comunque ragazzi molto validi, Tribilino era già stato da noi, quindi diciamo che non ha bisogno di ambientarsi. Goga Iancarashvili è un ragazzo che ha fatto i mondiali con l'Under 20, molto solido, e il ragazzo che è arrivato, Andrea, che è arrivato in prestito da Firenze, fisicamente è molto, diciamo, importante e servirà per bilanciare la mischia.
Esordio in campionato per i Cavalier Union Prato Sesto sabato prossimo a Roma contro la Capitolina. Domenica avremo Capitolina, che sicuramente sarà una partita dura. Mi piace pensarla quest'anno un po' di partita in partita, perché veramente non conosciamo tutte le squadre, conosciamo il valore tecnico-tattico dei giocatori che le squadre avversarie hanno in rosa, ma non sappiamo bene come giocano, quindi ti dirò magari tra 2-3 giornate, quando vediamo un po' le partite, quali sono le squadre sicuramente da temere. Il gruppo è cambiato in parte, sì, diciamo qualche tassello andavo via, qualche tassello è arrivato, però il gruppo è, la struttura è quella, quindi ci conosciamo tutti e gli nuovi innesti hanno dato qualcosa in più che magari ci mancava in qualche ruolo, però il gruppo è sempre coeso, in spogliatoio c'è sempre un buon clima. L'obiettivo dei Cavalieri quest'anno, questa squadra punta sicuramente a posizionarsi tra le prime tre. Forza! E anche la pallavolo femminile sbarca su TV Prato. Le gare casalinghe dell'Ariete Pallavolo Prato andranno in onda il martedì alle ore 16.30. È la novità della stagione 2024-2025 che sta per partire. Sabato 12 ottobre la gara di esordio nel campionato di Serie B2 alle ore 18 al Palazzetto di San Paolo. La formazione pratese affronterà Cecina, avversario niente affatto semplice per una squadra ampiamente rinnovata e che ha lavorato tanto da agosto per presentarsi al meglio a questo appuntamento, dimostrando di saper giocare una buonissima pallavolo. Ariete Pallavolo Prato Cecina potrà essere vista dunque su TV Prato martedì 15 ottobre alle ore 16.30. Ed è il momento dell'agenda, diamo uno sguardo agli appuntamenti di domani. Continuano gli appuntamenti del ciclo di incontri Centro PC Books, questa volta protagonista Sandro Veronesi con il suo nuovo romanzo Settembre Nero, in dialogo con Edoardo Nesi. Per la rassegna Un autunno da sfogliare, al Prisma Lab, ciclo di incontri teorico-esperienziale a cura di Agape Crescere Insieme. Il primo appuntamento, Psicogenealogia, l'eredità emotiva ed economica, è con lo psicologo Alessandro Galbugiati. Rock for Autism, Iosis Tribute Band e i Green Day Tribute Band suoneranno al Teatro Ambra di Poggio a Caiano per un concerto all'insegna del rock. Il ricavato sarà devoluto ad Orizzonte Autismo Prato. Infine al Museo Italiano di Scienze Planetarie una serata osservativa con l'associazione Polaris, con protagonista Saturno, il Signore Senza Anelli, che si appresta, seguendo il suo ciclo orbitale, a perdere i famosi anelli. Per questa edizione è tutto, vi lasciamo al meteo e ai programmi della serata. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Da oltre 30 anni Prato Servizi è leader nella consulenza automobilistica e nel noleggio di autovetture e furgoni. La nostra flotta offre una vasta gamma di veicoli per ogni esigenza, dalle auto compatte economiche ai SUV e station wagon, fino ai furgoni di ogni dimensione. Le nostre tariffe includono fino a 3 guide gratuite e la possibilità di consegna a domicilio o in azienda. Visita il nostro sito per conoscere tutti i nostri servizi, prenotare il noleggio del tuo veicolo, rinnovare la patente e approfittare delle nostre offerte sui passaggi di proprietà. Prato Servizi, la tua soluzione completa per ogni esigenza automobilistica. Clover Gioielli, dove il lusso si fa arte. Un filo d'oro per legami eterni. Preziosi che raccontano la tua storia. L'accessorio che ti fa sentire speciale. Orologi di prestigio. Per chi ama distinguersi. Un team dedicato al lusso. Il tuo. Scopri l'eleganza. Scopri Clover Gioielli.
Buonasera a tutti, ben trovati a questo appuntamento con il meteo a cura del Consorzio LAM. Alle mie spalle la circolazione a grande scala prevista per la giornata di domani, venerdì 11 ottobre. La perturbazione che ci ha interessato nella giornata di oggi si è ormai portata verso Levante, la pressione tende leggermente ad aumentare sul Mediterraneo centrale, anche se affluiscono comunque correnti umide occidentali. Diamo uno sguardo pertanto al tempo previsto per la giornata di venerdì, mattinata con cielo per lo più nuvoloso, qualche schiarita sulle zone costiere, addensamenti più compatti nelle zone interne e possibilità di qualche breve precipitazione sui rilievi, in particolare del Prato Magno o dell'Appennino orientale. I venti sono ancora sudoccidentali con mari per lo più mossi o molto mossi, seconda parte della giornata con poche variazioni, schiarite ancora sulla fascia costiera, addensamenti nell'interno, qualche precipitazione possibile a ridosso dei rilievi. I venti tendono a divenire deboli di direzione variabile con mari per lo più mossi. Temperature in lieve calo, massime fino a 21-23 gradi. Diamo uno sguardo anche alla giornata di sabato, mattinata con cielo per lo più poco o parzialmente nuvoloso, perché saranno presenti nelle prime ore del mattino delle nubi basse o dei banchi di nebbia nelle zone interne. La seconda parte della giornata ancora cielo tra il poco e parzialmente nuvoloso per transito di velature e addensamenti in prossimità dei rilievi. Le precipitazioni sembrano però poco probabili. Per quanto riguarda i venti sono deboli, i mari poco mossi, le temperature quasi stazionarie, massime fino a 20-23 gradi. È tutto.